Tragica notizia dall'autostrada A2 del Mediterraneo. Un drammatico incidente stradale avvenuto all'alba nei pressi dello svincolo di Sala Consilina nel Salernitano ha provocato la morte di una bambina di 7 anni e il ferimento di altre 5 persone. La piccola, originaria di Messina, viaggiava insieme ai genitori e al fratellino quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto su cui si trovavano ha impattato violentemente contro un'altra vettura. A bordo dell'altra auto viaggiava una coppia di origini calabresi, anch'essa rimasta ferita. I soccorsi sono stati immediati, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Sala Consilina, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le squadre dell'ANAS. Purtroppo, nonostante il pronto intervento e il trasporto d'urgenza al vicino ospedale di Polla, la bambina è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Gli altri feriti, tra cui i suoi familiari e la coppia calabrese, sono attualmente ricoverati nello stesso ospedale. L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione con forti rallentamenti lungo l'arteria autostradale. Restano da chiarire le esatte dinamiche del tragico evento su cui stanno indagando le autorità competenti.